Sino dagli inizi della storia della fotografia, l'architettura, lo spazio sono protagonisti delle immagini. Oltre alla volontà di documentarli, la scelta è legata anche a una questione di tempi di posa, che con questo tipo di soggetti erano liberi e potevano essere lunghi quanto di necessità. Stefano Tubaro, nei suoi lavori dell'architettura, proposti in mostra, realizzati in tre momenti del suo percorso, contrattempi 97-2002, contrazioni 2010-16, stanze fotogeniche 2019-2024, ha inserito forzatamente la luce così da creare una situazione altra in cui staticità e movimento sono in diretto confronto. Luogo di produzione culturale e prima ancora di formazione culturale e dopo di esposizione culturale, cioè di mostre come quella di oggi, e oggi che la inauguriamo è una bella giornata. Soggetti della prima serie sono architetture abbandonate nel territorio friulano e veneto del nord, in cui la memoria dei luoghi è determinante. Ognuno di questi edifici porta con sé storia di vita, di lavoro, di varia umanità. Tubaro abbandona la fotocamera, che rimane in posa e intanto si sposta. La mostra è legata a tre ricerche che ho portato avanti nel mio percorso artistico, che ha selezionato Angela Madesani, la storica dell'arte, e sono basate sull'uso della luce artificiale in contesti architettonici interni ed esterni, dismessi. La mostra è organizzata da ERPAC, Servizio Catalogazione, Promozione, Valorizzazione e Sviluppo del Territorio, in collaborazione col Comune di Codroipo. Occasioni di luce in una magnifica giornata di primavera come oggi non ci mancano, e questa mostra rappresenta un'occasione in più.